Nuove tabelle dietetiche, nuovo sistema con lo scodellamento, attenzione particolare alla tutela della salute dei bambini e alla gestione dei rifiuti. È il nuovo servizio di refezione scolastica partito nelle scuole napoletane. La verità all'inizio era un po' dubitosa, come tutti i genitori, ma dopo che la presi e ci ha spiegato quali erano le condizioni, tutto dentro dell'igiene, adesso che lo abbiamo visto, lo abbiamo assaggiato, è tutto ideale per tutte le scuole. È una bella sfida per noi, questi sono i ragazzi che sono abituati da sempre ad avere un'educazione alimentare piuttosto corretta, perché ci teniamo molto, e abbiamo con i genitori aperto questa nuova, come devo dire, esperienza, di verificare, siccome il cibo così diventa più appetibile, più, come devo dire, più vicino a quello che si mangia a casa. E per il momento quelli dei prima elementari hanno mangiato tutto il minestrone, adesso vediamo i grandi che fanno. Il sistema in città per ora è di tipo misto, perché il 50% delle scuole ha scelto invece il pasto servito nella vaschetta a causa del proprio diverso modello organizzativo. Ma l'obiettivo per il prossimo anno scolastico è quello di allargare considerevolmente il numero delle scuole che si serviranno dello scodellamento, il sistema con cui vengono ridotti enormemente i tempi fra ciclo di produzione e consumo. Innanzitutto buon appetito a tutti i bambini della scuola napoletana. Il servizio sta partendo, sta andando a regime anche in altre scuole, in altre municipalità. È una sfida che però vedo i bambini hanno colto con grande serenità, giovialità, e tra l'altro credo che per loro il momento del pasto si trasforma in un momento anche divertente, di socializzazione, nel quale riconoscono i sapori e gli odori di casa, e questa è una cosa buona, e mangiano meglio, perché la sfida più seria, quella che abbiamo tentato, è stata una sfida anche proprio sulle tabelle alimentari, sulle diete, per combattere l'obesità, per garantire la qualità del futuro della vita dei nostri bambini, dei nostri figli, dei figli di questa città, e naturalmente garantire anche un po' di qualità dell'ambiente, per cui tutto materiale compostabile o riciclabile, ma soprattutto i piatti portati da casa, e in questa scuola, nel 50% delle scuole, lo scodellamento, per cui i bambini riconoscono anche le prassi e i sapori di casa. È un momento per me un po' emozionante, perché frutto di un lavoro complesso che ha avuto anche dei momenti difficili, però la soddisfazione è che in questo momento la risposta sia da parte delle aziende produttrici che hanno sposato queste nuove diete e le stanno realizzando al meglio, da parte di tutto il personale coinvolto, da parte dei docenti, dei dirigenti scolastici, da parte dei bambini, la risposta è veramente tutta positiva.